Signor Questore, festa della Polizia, oggi a Città Sant'Angelo, la Polizia di Stato sempre al fianco dei cittadini. Ovviamente, deve essere sempre al fianco dei cittadini, l'ho voluto fortemente perché avendo Pescara solo il presidio su Pescara Centro, è giusto che anche la provincia venga affiancata dall'attività della Polizia di Stato. Avete consegnato degli encomi a degli agenti che si sono distinti in particolari servizi, soprattutto in occasione di incendi di palazzi e anche nell'incendio di un camion all'interno di una galleria dell'autostrada, agenti che hanno rischiato la vita. Ovviamente, questa è una prerogativa del controllo del territorio, sempre funzionale, sempre attento a qualsiasi esigenza, fortunatamente sempre pronto a intervenire e a scongiurare il peggio. L'occasione della festa della Polizia, signor Questore, è anche l'occasione per fare un po' il punto della situazione a Pescara e provincia sul fronte dell'ordine pubblico. Che 2017 è stato e che 2018 nei primi mesi abbiamo avuto? 2017 è molto impegnativo, anche alla luce delle nuove normative e direttive che sono arrivate al Dipartimento in materia di grandi eventi. Devo dire che abbiamo avuto anche la solidarietà e la vicinanza degli amministratori comunali che hanno capito le esigenze che bisognava affrontare e che di conseguenza si sono adeguate a quelle che erano le richieste, a volte anche rigide, ma nell'interesse del cittadino. Pescara e l'Abruzzo non sono un'isola felice, però sono zone in cui c'è ancora una buona qualità della vita grazie anche all'ottimo lavoro delle forze dell'ordine. Sì. C'è una bella qualità della vita, devo dire che obiettivamente a Pescara si vive bene. C'è, come dicevo, un aspetto fisiologico di reati contro il patrimonio e per lo spaccio, ma dico, sicuramente non suscettibile di allarme sociale. Oggi il Comune di Città Sant'Angelo ha avuto l'onore di ospitare la festa della Polizia di Stato, una grande occasione di vicinanza a chi lavora ogni giorno per la sicurezza dei cittadini. È stato, come hai detto benissimo tu, un grandissimo onore che il signor Questore ha voluto conferire a Città Sant'Angelo. Noi siamo onorati di questa scelta e siamo anche felici che le condizioni meteo hanno anche baciato questa giornata memorabile. Approfitto della vostra presenza anche per dare una anticipazione. Avevamo già in mente di farlo, ma questa è stata l'occasione che ha fatto convincere ulteriormente la commissione del San Michele d'Oro. Infatti a settembre, in occasione delle feste patronali, sarà conferito il San Michele d'Oro, che è la più alta onorificenza di Città Sant'Angelo, proprio al Corpo della Polizia. Nei prossimi giorni informeremo il signor Questore, chiedo scusa se abbiamo anticipato la notizia per televisione, ma per noi questo è veramente una cosa meravigliosa.